Salve a tutti, sono Phoenix Lab. In questo tutorial spiegheremo un po' le basi di RealFlow. Quindi, che è un software relativo alla simulazione dei fluidi. Allora, abbiamo qui queste quattro finestre, quattro visuali. Per avere un'unica visuale, basta andare qui, tasto sinistro del mouse, single view, e abbiamo la visuale perspective. Allora, per muoverci intorno a questo spazio, noi dobbiamo cliccare, lasciare premuto il tasto Alt della tastiera e il tasto sinistro del mouse contemporaneamente, quindi lasciandolo premuto possiamo visualizzare il nostro campo. Quindi meglio, possiamo ruotare, quindi lasciando sempre premuto il tasto Alt della tastiera e il tasto sinistro del mouse. Col tasto destro, avanti e indietro, sempre il tasto Alt della tastiera, la facciamo andando indietro. Con la rotellina premuta andiamo su e giù, ci spostiamo giù, su e giù. Quindi tasto Alt della tastiera e tasto del mouse. Quindi abbiamo le diverse visuali. Dopodiché, ad esempio, vogliamo mettere un cubo, per esempio qualcosa. Clicchiamo qui il tasto destro del mouse, cube, ecco, lo mette qui. Possiamo zoomare anche la nostra scena andando avanti con la rotellina. Così, per esempio, avanti e indietro, quindi tasto Alt della tastiera e tasto sinistro del mouse possiamo ruotare, la rotellina con il tasto Alt della tastiera su e giù e così via. Queste sono le basi. Poi abbiamo il Simulate, Reset, poi per esempio avremmo qua quindi una serie di oggetti già predefiniti, import per importare il nostro oggetto dal nostro software 3D. Poi abbiamo qua tutta una serie di, diciamo dire, di azioni e di forze, quindi relative, che spiegheremo in seguito. Qui abbiamo altri tipi di, diciamo dire, di emettitori di particelle e così via. Poi cosa abbiamo? Vi spieghiamo questi tasti qua. Allora, con questo, col tasto sinistro del mouse, quindi premiamo qui. Clicchiamo qui, infatti qui spunta Cube su Nodes e possiamo alzare e abbassare quindi il nostro oggetto. Cliccando qui, invece qui lo ruotiamo, clicchiando qui aumentiamo la scala. Ecco, per avere quindi una visuale diversa, ecco, facciamo così. Ecco, col tasto Alt e tasto sinistro del mouse ruotiamo nel nostro spazio. Detto questo, poi cosa abbiamo? Per salvare il progetto, Save As, possiamo salvarlo. Poi andiamo su Preference, qua abbiamo tutta una serie di preferenze sulla simulazione, vabbè, così via. Queste sono, diciamo, le, diciamo dire, possiamo dire, i tasti, diciamo dire, relativi al posizionamento dell'oggetto, quindi al movimento, alla visuale. Poi abbiamo questa timeline qui. Col tasto sinistro del mouse possiamo, lasciando premuto qui, possiamo scorrere in questa timeline. Allora, per esempio, se vogliamo ad esempio diminuire, qua abbiamo fino al 200° frame, diminuire il nostro video, la nostra simulazione, basta andare qui, selezionare qua e scegliere un numero di frame, per esempio 90. Clicchiamo invio e arriverà fino a 90. Poi per esempio vogliamo dare un movimento sul nostro oggetto. Allora gli dobbiamo dare un keyframe, un punto chiave. Per esempio il nostro cubo si trova qui. Allora scegliamo il tasto qui per la posizione, per lo spostamento, no? Per il solo spostamento. La 0 timeline. Allora andiamo su, quindi cube è selezionato ovviamente, node, clicchiamo il tasto K della tastiera. Allora, ecco, K lo riselezioniamo perché non era selezionato, K della tastiera, in modo che qua diventa marrone. Ci spostiamo nella timeline qui, spostiamo il nostro cubo così. Esempio, riclicchiamo K ed ecco qui che avremmo la nostra traiettoria disegnata. Scendiamo indietro con la timeline
e vediamo che il nostro oggetto si sposterà così. Ora questo si tratta quindi di un oggetto già predefinito, cioè dal programma di RealFlow. Questi elementi chiave, questi keywords, diciamo, queste chiavi, possiamo quindi adottarle, usarle anche per gli emettitori, quindi un circolo, uno square e così via. Infatti questo è un emettitore square. Aspetta, giriamo, ecco così, quindi lo riselezioniamo anche da qui, square. Oh, ecco, tasto alto, ecco, a volte è un po' ok, tasto square, vediamo che tasto square sarebbe queste serie di opzioni, sono tutti emettitori qui con questa icona, una serie di emettitori. In questo caso la freccia è rivolta verso il basso. Allora andiamo su simulate e vediamo che il nostro square, possiamo anche ruotare la nostra visuale mentre che, ecco, vediamo che il nostro cubo si sposta, il nostro square, cioè il nostro emettitore a forma di piazza, si rimane fisso. Potremmo anche spostarlo, no? Ecco via. Ecco così. Allora, per cancellare la nostra simulazione, nell'ipotesi in cui non ci soddisfi, basta cliccare sul reset e viene cancellato tutto. Niente, queste qui sono le basi principali. Ovviamente ricordiamo che su node, qui siamo su square, indico tutta la posizione, la rotazione, la scala, collegamento, la risoluzione, tutta una serie di parametri. Su cube ovviamente pure, su node poi abbiamo tutta una serie di caratteristiche, le particelle e così via, e poi spiegheremo in seguito. Comunque questo tutorial intanto per le basi principali è finito. Ringrazio a tutti, ciao da Phoenix Lab.